partiti. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Sceglierei il velocissimo Felipe Anderson, un giocatore che se è in giornata è difficilissimo da marcare per qualsiasi difensore. Oltre ad essere molto veloce, ha una grande tecnica che gli permette di essere micidiale nell'uno contro uno. E quando salta l'uomo ha sempre la soluzione giusta, o il tiro in porta o il passaggio per il compagno messo meglio all'interno dell'area di rigore. Ha senza dubbio. Azione prolungata, ma possesso palla sterile. Alla fine non riescono a concludere nulla con questa azione. Il Catania sembra essere molto in forma. Quali pensi sia il suo punto di forza, Luca? A me sembra che ci sia molta sintonia tra squadra e allenatore. Non sempre è così, Fabio. I giocatori si fidano di lui e quando scendono in campo sanno esattamente cosa fare. Questo è molto, molto vuole importante. Vuole la profondità. Riesce ad intercettare. Cerca l'uomo là davanti. Lulic. Georgevic. Prova a verticalizzare. Cerca spazio. E trova bene il compagno. Occhio, può andare. Ottimo disimpegno, la spazza via. Da lì può concludere. Il Catania dovrà fare attenzione ai cartellini oggi, visto che ha già rimediato un'espulsione nella scorsa partita. Avere un altro titolare in tribuna a causa squalifica sarebbe un guaio per l'allenatore. Bella serie di passaggi. La mette in profondità per il compagno. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Continua ad avanzare verso l'area. Può cercare il taglio in mezzo. Mette la palla dentro. E il cross è controllato dalla difesa. Allontana il pallone. Difficile arrivare su un traversone del genere. Bell'anticipo, pericolo sventato. Georgevic. Cimel. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Allarga sulla fascia, cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Arriva nella tre quarti avversaria e passa. Ecco che parte il cross. Palla allontanata senza troppi complimenti. Gioca una palla lunga. Lulic. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. E il tocco è verso il portiere. Lancio lungo del portiere. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Anderson. Occasione per il contropiede. Palla larga in profondità. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Una conclusione per parte in questi primi minuti di gara. Lulic. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Continua ad andare, palla al piede. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Lulic di forza. Effettua un cross dalla tre quarti. Si ricomincia dal portiere. Hurt.
De Vrij. Felipe Anderson. Ottima discesa sulla destra. Prosegue nella sua corsa. Pallone in aria. Allontana. Biglia con il cross dalla tre quarti. Keita, che nel primo tempo della scorsa partita. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. De Vrij la gioca in profondità. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare. Ottiene un buon calcio di punizione. Palla veramente fuori di un soffio. Portiere la calcia lontano. Palla in avanti verso il compagno. Bel gesto tecnico. Palla verso il centro dell'area. Tenta il colpo di testa. È mancata un po' di precisione. La Lazio deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Prova la giocata nello spazio. Attenzione! Guadagna metri. Passaggio in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Parolo. Georgevic. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cercano l'azione veloce. Arriva nella tre quarti avversaria. Cross in mezzo. Cerca la soluzione aerea. De Vrij riesce ad allontanare. C'è spazio, occhio! Colpisce! Lungo passaggio in avanti. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Biglia. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Prova il traversone. Se ne va. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Il pallone è stato colpito troppo forte. Continua ad avanzare verso l'area. Si libera la grande. Può provare. C'è la palla lunga in avanti. Keita. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione. Prova il filtrante. Bella palla. Devi approfittarne. Colpito molto bene il pallone qui. Ha fatto bene a tirare rasoterra. Per il portiere sarebbe stato difficile arrivarci. Incornata! E c'è il gol della Lazio. Calcio d'angolo battuto benissimo. Colpo di testa preciso.
Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Lulic realizza il quarto gol stagionale. E il risultato si sblocca, 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Prova a saltare il centrocampo. Vuole la profondità. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Pallone morbido verso la fascia. Cerca il tiro. E il portiere dice di no. Ottima la parata del portiere. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Cerca spazio, bella apertura. Prova la giocata nello spazio. La palla entra in area, lo mette fuori. Georgevic se ne va. Prova un traversone dalla tre quarti. Ecco un'occasione di contropiede. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. La mette sulla fascia. Ha la possibilità di andare verso la porta. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Fallo, calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così. Può tentare la conclusione. Che grande parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Salta e colpisce di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Il difensore gli si è incollato addosso, impedendogli di calciare liberamente. Prova il filtrante. Interessante azione sulla fascia destra. E passa. Prova il cross in aria. E toglie la palla dalla zona rossa. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Keita. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Vuole la profondità. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Prova a tirare. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Prova il filtrante. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Keita. Anderson. Provano a ripartire da dietro. Keita. La mette in avanti. Ottimo intervento di copertura. Biglia prova la verticalizzazione.
Lungo passaggio in avanti. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. La mette dentro. E il portiere la fa sua. Felipe Anderson. La butta in mezzo. Cerca spazio. Ottima giocata. Continua ad andare, palla al piede. Si libera alla grande. Occhio, un altro cross. Cerca la fondo, palla al piede. Conclusione. Vedrai. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Parolo, di forza. Prova a verticalizzare. Parolo, prova a giocarla in profondità. Parolo, prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Prova la giocata nello spazio. Prova il filtrante. È tutto solo là davanti. È riuscito a passare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. De Vrij. Felipe Anderson. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Lulic. Parolo. Djordjevic. Gol! Rete importantissima! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. E non poteva mancare un'occasione del genere. Il gol è sembrato facile, ma è stata un'azione bellissima. Quando la palla si muove così velocemente all'interno dell'area di rigore, per la difesa avversaria è difficile intervenire. Djordjevic apre il conto dei gol per questa stagione. 2-0 dunque. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Ottima. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Una conclusione velenosa. È sorprendente che ci abbia provato da quella distanza. Ottima discesa sulla destra. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area. La loro azione si conclude qui. Ecco Keita. Djordjevic. Parolo. Djordjevic. Interessante azione sulla fascia destra. Vuole la profondità. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Fallo, nessun dubbio. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. Prova a metterla subito in area. Prova la verticalizzazione. Prova un traversone dalla tre quarti. Cerca spazio. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Prova la giocata nello spazio. Passaggio in avanti nello spazio.
ottimo disimpegno, fondamentale. Parolo con il lancio in avanti. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prosegue nella sua corsa. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Pallone basso in area. Mette fuori il pallone. Effettua un cross dalla tre quarti. Ecco Keita. Keita allarga il gioco a destra. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Vedrai. Continua ad avanzare verso l'area. Cross in arrivo. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Primo tempo che finisce qui. Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari, ma soprattutto per riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. La Lazio ha offerto un'ottima prestazione nell'ultimo incontro, soprattutto dal punto di vista tattico. Viene spesso accusato di testardaggine, ma ha dimostrato grande flessibilità e intelligenza, cambiando la strategia al momento giusto e mettendo in campo una squadra... Supera la linea, gol! E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandando un solo gol per tornare in corsa. Prova a verticalizzare. Azione fallosa, nessun dubbio. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. La Lazio ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Buona la sua progressione palla a piede. C'è la palla lunga in avanti. Lulic vince il duello fisico e fa su il pallone. C'è fallo. Parolo. Decidono di giocarla all'indietro. Lulic. Ottimo il fraseggio. Djordjevic. Lulic. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Prova il filtrante. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Ce l'hanno fatta! Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la calma e ora potrebbero anche completare la rimonta. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Hanno completamente riaperto la gara. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Keita, autore di un assist oggi. Prova a fare tutto da solo. Non può sbagliare. Può calciare a rete. E c'è il gol. E adesso possono tornare a controllare il match. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato?
è davvero l'arma in più di questa squadra. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Vuole la profondità. Se ne va. La gioca bassa. Messo fuori dalla difesa. Cerca spazio. Occasione da rete. E il pallone finisce in rete. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Ecco cosa succede a lasciare spazio in area a un giocatore come lui. Ma perché nessuno l'ha marcato? La difesa poteva fare molto, molto meglio. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Allungano le distanze con questo gol. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Keita ci mette il piede. Cerca il passaggio profondo. C'è spazio per calciare. Prova il tiro. Il difensore recupera il pallone. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente. Si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Si avvicina alla porta. La Lazio si salva in questa occasione. Wesley Hood è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. De Vrij cerca di pescare il compagno là davanti. Felipe Anderson. Anderson. Pericolo. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Passaggio in avanti. Prova la giocata nello spazio. Allontana la palla. Palla in out. Ci sarà rimessa laterale. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Fallo, calcio di punizione. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamogli aria a questi cartellini. Non mi aspettavo che calciasse da così lontano. Ci è mancato davvero poco. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. La Lazio ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. Prova il cross tagliato. Prova di testa. Grande opportunità. E c'è ancora un gol! Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta.
Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. Numero! Fallo! E siamo al limite dell'area di rigore. Concede rigore e mi sembra che ci sia tutto. Beh, Fabio, il difensore in qualche modo doveva fermarlo perché stava andando in porta. Lui ha cercato di prendere la palla, invece ha colpito la gamba dell'avversario. Purtroppo non è riuscito a intervenire fuori area. Questo è rigore. Non sbaglia! Possono tornare a sperare! Nonostante la pressione, è stato perfetto e non ha sbagliato. Il portiere ha intuito la traiettoria del tiro, ma non è comunque riuscito a pararlo. Biglia. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. E non ci sarà sicuramente nella prossima partita. E sarà fortunato se gli faranno saltare soltanto un turno. Prova a saltare il centrocampo. Riceve il passaggio. Può andare. Parolo con la palla alta sulla fascia. Occasione. Felipe Anderson. Grande parata dell'estremo difensore. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. C'è spazio per calciare. E passa. Perso l'attimo giusto per il tiro. Classico esempio di indecisione. Troppo tempo prima di calciare qui. Buon intervento difensivo. Prova a sfondare centralmente. Ci prova. Palla vagante. Ha segnato. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto. Ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. E sono 3. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Questo è un giocatore immarcabile. Non riescono a fermarlo in nessun modo. Vantaggio di 3 reti. Piuttosto rassicurante, direi. Lulic. Prova il filtrante. Passaggio intercettato. L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. Al centro c'è sempre meno spazio. Bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Mette in mezzo il traversone. Prova la conclusione aerea. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! È una partita da incubo per i loro avversari. Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Quarto gol, ha fatto poker. E loro è un dominio assoluto. Keita. Anderson. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Opportunità di ripartire. Prova la giocata nello spazio. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Georgevic. La butta in mezzo. Qui può partire il contropiede. Si libera la grande. Occhio alla conclusione. Bella parata. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Marchetti interviene comodamente. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Se ne va. Occasione. Ci prova. Il pallone è dentro. Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle. Una sconfitta del genere psicologicamente fa molto, molto male. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare.
Bella azione sulla corsia di sinistra. E passa. Qui deve tirare. Cercherà di metterla in mezzo. Prova lo stacco. E c'è la rete. Se continua così, i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. Appoggia il pallone largo con eleganza. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Costringe l'avversario al fallo. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Beh, c'era da aspettarselo. L'arbitro l'aveva già avvertito. Fabio, un fallo totalmente inutile e, mi pare, totalmente volontario. E nessun attaccante riesce a raccogliere il traversone. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Lancio lungo del portiere. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Prova il filtrante. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Felipe Anderson prova la fondo sulla destra. C'è l'opportunità per il contropiede. Libera tempestivamente. Vuole la profondità. Può concludere. Ottimo l'intervento del portiere. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Va di testa! La difesa fa il suo, allontana la palla. Prova il cross. Ottimo disimpegno, la spazza via. Keita. Manca solo un quarto d'ora alla fine. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Ottima progressione, palla al piede. Attenzione, può provare. Parolo. Lungo passaggio in avanti. Gioca una palla lunga. Basta. Ottima pressione la sua, palla recuperata, la mette in avanti. Georgevic prova il traversone, provano a partire in velocità. Riceve un pallone interessante. Occhio perché ci prova. Pallone velenoso questo. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Keita la mette sulla sinistra. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa.
tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione, la butta in mezzo, scodella il cross, colpo di testa. Basta. Conclusione. Hanno trovato il gol. Sì, Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. Biglia ha già segnato in questa partita. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. E perde il duello fisico con l'avversario. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Keita. Tenta di calciare. Cerca spazio. Intervento a liberare. Biglia prova la verticalizzazione. Lulic. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Palla in profondità sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Si libera alla grande. Cerca il tiro. Il portiere dice di no. Sceglie di battere corto. Spazza via. Ottimo intervento. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Si fa trovare pronto e intercetta la rimessa. Keita. Georgevic. La gioca a sinistra. Prova la giocata nello spazio. Prova a fare tutto da solo. Può calciare la rete. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Palla in avanti verso il compagno. Lulic. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Georgevic prova il filtrante. Chance per tirare. Palla dentro, c'è il gol! Sono stati puniti duramente per quella palla persa in mezzo al campo. Gli avversari hanno intercettato, sono ripartiti immediatamente e sono andati a segnare. Una ripartenza perfetta. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Beh, un giocatore come lui, con il suo talento, le sue capacità tecniche e realizzative, non può non mettere in conto di subire qualche fallo ogni tanto. A volte non esiste altro modo per fermarlo.
Se ne va. Palla al centro. Pericolo sventato almeno per ora. Cerca l'uomo là davanti. Ottima discesa sulla destra. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Lulic con il cross dalle tre quarti. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? E passa! Ecco che parte il cross. Prova il traversone. Ecco un'occasione di contropiede. Basta. Prova a crossare dalla tre quarti. Georgevic cerca spazio. Cerca di servire il compagno davanti. Tocco preciso. Prova il tiro. Il pallone è uscito sulla sinistra. Georgevic prova a giocarla dentro dalla distanza e trova il compagno. Vuole la profondità. Riceve in ottima posizione. Il portiere la calcia lontano. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una grande reazione da parte della squadra. Non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Quello che contava in una partita come questa era la vittoria. L'hanno ottenuta. Complimenti a loro. Thank you.